Salve, sono Vincenzo Doboloni e in arte Mastro Cencio. Ho il mio laboratorio al centro storico di Civita Castellana tra il Forte San Gallo e il Duomo dei Cosmati. Nel mio laboratorio non si producono ceramiche a livello industriale, ma soltanto ceramiche particolari, tra cui ci sono le ceramiche diciamo di imitazione, che vanno dall'arcaico, dall'etrusco, dal greco, dal falisco e finiscono con il romano. Allora, inoltre riproducono altri tipi di ceramiche, che è tutto l'invetriato, che va dal periodo medievale, tutto il Rinascimento, fino al Seicento. Allora, la mia passione nasce all'incirca sui 13 anni, seguendo mio padre a caccia, trovando parecchi reperti perché sulle arature si trovavano parecchi frammenti, veniva stuzzicata la mia passione per questo tipo di ceramica. Questa mia passione mi porta a ricercare i sistemi per riprodurre queste cose. Dapprima cerco di fare da me, il fai da te, poi non riuscendoci inizio a girovagare per i laboratori di Cerveteri e di Tarquinia, dove riesco a capire ad esempio che l'argilla che veniva adoperata non era un ossido nero, ma un'argilla vera e propria rossa. Che i pennelli non erano dei pennelli che si acquistavano, ma erano fatti con dei baffi di lepre e io li ho riprodotti, cioè le prime cose che ho imitato erano gli attrezzi per riprodurre queste opere. Per arrivare a riprodurre diciamo i vari stili come li riproduco oggi, ho fatto molta gavetta e ho anche buttato via molto materiale. Molto materiale sia in cotture, sia in vasi di argilla e sia anche in strumentazione per poterla riprodurre. Oggi posso dire che riproduco gli oggetti molto fedelmente agli originali che sono esposti nei musei. Allora, questi sono due oggetti che vengono prodotti nel mio laboratorio. Anfora panatenaica a figure nere, attica di produzione greca, e un cratere a calice attico, sempre di produzione greca, ma a figure rosse. L'anfora panatenaica è invecchiata per sembrare antica, mentre il cratere a calice è nuovo appena uscito dal forno, come l'avremmo visto all'epoca. Allora, le differenze tra la figura nera e la figura rossa sono che mentre la figura nera viene riempita con l'argilla rossa, la figura, una volta essiccata con un punteruolo, viene grafita tutta l'anatomia, la figura rossa viene disegnata millimetricamente, viene dipinta con un baffo di lepre, contornata, riempito il contorno sempre con la stessa argilla rossa. Dopodiché vengono messe nel forno, vengono cotte ed affumicate e il risultato finale è quello che vedete.